1,5 milioni di piccole croci in legno, 81 milioni di grani, tutto da assemblare su 750 km di filo elastico e 800 persone coinvolte. Questi numeri che vanno a formare il progetto Ave GMG, di cui si è fatto promotore Monsignor Bürker, vescovo emerito di Reykjavik, Islanda, che si prefigge di donare 1,5 milioni di rosari in legno d'ulivo, made in Bethlehem, ai giovani della GMG di Panama per incoraggiarli a pregare per la pace. Pourquoi Ave GMG? Perché Ave GMG? Perché Papa Francesco ha espresso più volte il desiderio di pregare per la pace nel mondo. Ha molto a cuore questo tema e anche che i giovani preghino per questo obiettivo, a partire da Gerusalemme e Betlemme. Dans le monde, en commençant par Gerusalemme et Bethlehem. Un'iniziativa che nel frattempo sta dando già i suoi frutti. Lavoro a bisognosi, profughi o disoccupati di Betlemme e dintorni. Ad organizzare il tutto, la Caritas di Gerusalemme. Alcuni workshop sono specializzati nel produrre grani del rosario, altri nel realizzare croci e altri ancora nel laser. Al momento abbiamo 11 workshop coinvolti nel progetto, ma sempre più persone si stanno aggregando e i piccoli laboratori si stanno espandendo, assumendo nuovi impiegati. Questa professione, lavorare il legno d'ulivo, è un mestiere essenziale a Betlemme ed era sull'orlo dell'estinzione. Ma con questo nuovo progetto, nel quale hanno impiegato tutti i laboratori di Beth Jalla, Betlemme e Beth Sahur, tutti sono tornati ad aprire le loro fabbriche. Ho prodotto 2220 rosari finora, in una settimana. Ora ne stiamo assemblando altri. Siamo molto contenti che il nostro lavoro arrivi alle persone e ai giovani di tutto il mondo a Panama. Le croci incise con il laser porteranno da un lato la scritta Bethlehem a ricordare la provenienza, mentre dall'altra GMG 2019. A causa della ridotta capienza della piazza dove si svolgerà la GMG, che può contenere solamente 500.000 persone, Monsignor Bürker ha trovato la soluzione. Doneremo per ogni giovane che sarà a Panama 3 corone in un cellophane con la foto del Papa. E i giovani avranno così un rosario per loro stessi. Uno lo potranno donare a qualcuno di Panama che non l'avrà ricevuto e il terzo lo porteranno a casa, nel loro paese d'origine, e lo doneranno a un altro giovane. In questo modo il giovane stesso diventerà missionario della preghiera di pace. E come ça le jeune devient lui-même missionnaire della prière pour la paix. $1,5 milioni di dollari i fondi necessari. I rosari prodotti in Terra Santa, infatti, avranno un costo di circa $1 ciascuno. L'associazione svizzera Saint Jean-Marie Vianney di Lausanne, che ha preso a cuore questa iniziativa, si occupa di cercare nel mondo i finanziamenti utili.